e questo lo sai di sicuro, le auto ibride si avvalgono della frenata rigenerativa per poter ricaricare le batterie. Ma come funziona realmente la frenata rigenerativa? Beh, è molto semplice. Come tu ben sai, quando vai a frenare con una macchina normale, le pastelle dei freni vengono schiacciate dalla pinza, che automaticamente frizionano sul disco. Questo tende a scaldarsi. Questo calore, anziché andar perso, viene utilizzato tramite il motore elettrico per ricaricare le batterie. Mi spiego meglio. L'auto ibrida come funziona? Abbiamo il pacco batterie, abbiamo l'acceleratore elettrico, quindi nel momento in cui tu acceleri, la corrente accumulata nelle batterie tramite il potenziometro posizionato sull'acceleratore va a dare corrente al nostro motore. La corrente portata al motore, a seconda di quanto tu stai accelerando, quindi gliene dai di più, gliene dai di meno, il motore spingerà più forte o spingerà meno forte, quindi andrai più forte o più piano a seconda di quello che stai accelerando. E fin qui, fighissimo. Nel momento in cui vai a frenare, quindi molli l'acceleratore, metti il piede sul freno, la centralina si accorge e inverte la polarità. In questo modo, man mano che tu freni e vai a aumentare la frenata, la forza frenante, il motore si trasforma in sostanzialmente un generatore e più tu frenerai, più lui genererà corrente che andrà ad accumulare automaticamente, quindi a ricaricare le nostre batterie tramite il sistema brake by wire che ho già spiegato in un video che potrai trovare nella sezione video. Sì, lo so cosa stai pensando. Ecco, al momento in cui vado a frenare o faccio una frenata d'emergenza, mi trovo che la parte elettronica del motore non frena. In realtà il sistema brake by wire come funziona? Nel momento in cui vai a fare una frenata brusca o gli ultimi metri di frenata dove il disco in realtà non genera un forte calore, viene utilizzato il sistema idraulico normale. Bene, come sempre è tutto e spero di esserti stato d'aiuto anche con questo nuovo e breve video. E come sempre, like, condividi, mi raccomando. Ciao, alla prossima, da Emanuele Sabatino!